Ciao a tutti ragazzi, nell'ultimo video Neymar e in quelli precedenti tantissimi altri giocatori, quindi se non volete perdervi nessuno di questi giocatori che ho appena detto, andatevi a vedere i video che ho fatto, perché nell'ultimo periodo c'è stato un mix tra fortuna e buon raccoglimento di monete, e quindi sono riuscito a fare un buon numero di pack opening, e fortunatamente i giocatori che sono usciti sono giocatori degni di Hall of Fame, quindi vari Gullit, Samuel, eccetera, Neymar, ripeto, nell'ultimo video. Ora andiamo avanti, perché ho sempre due pacchetti da aprire, che sono 267, nei quali potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. E poi, come vedete sul display, 444 monete e un pacchetto che non è assolutamente male, che sarebbe il pacchetto quello delle leggende. Ahimè, l'unica pecca sono 300 monete, che sono veramente tante, tenendo conto che ultimamente con 200 te ne danno 10. Lulic è il primo 6 stelle, un giocatore che quest'anno sta giocando veramente bene, ed è stato un po' l'anno della sua consacrazione, ma anche un po' della Lazio in se stessa, perché ha alcuni ottimi giocatori. E questo invece è il secondo, vediamo, è sempre un 6 stelle, quindi Lulic 19 anni va benissimo. E questo invece è Alderweireld, difensore centrale belga del Tottenham, che ancora non mi era capitato, quindi vediamo, testeremo anche questo centrale. E ora il pacchetto di cui vi parlavo, ragazzi, tante monete messe da parte, stavo aspettando appunto l'anniversario scout featuring 9 Legend, speriamo. Abbiamo 300 monete, un 7 stelle garantito, che si spera sia una leggenda tra le leggende che girano, vedete nelle foto, anzi andiamo a vederle insieme, se mi dice quali sono queste leggende, ma non lo so, ci sta mettendo tantissimo. Comunque credo che oltre alle leggende ci sia la possibilità di trovare un 7 stelle che sia un giocatore normale, e quindi ci sta mettendo tantissimo, quindi scusatemi, tolgo la connessione e andiamo ad aprire questo pacchetto da 300. Dai, può succedere di tutto, può arrivare tanta marceria, un solo 7, ma speriamo. 5, 7, 5, 5, 5, tanti 5 come se non ci fosse domani, un 6 e un altro 7, e andiamo, almeno speso 300 monete, sono riuscito a trovare 2 7 stelle, mamma mia, ci voleva. E ora andiamo a scoprire insieme chi sono questi giocatori che entreranno a far parte della mia lista. Il primo 5 stelle, Pelé, portiere. Il secondo è un 7 stelle, e vediamo chi è. È del Manchester United. Mamma mia, lo volevo. È lui, Paul Pogba. Primo 7 stelle, 22 anni, 83. Un giocatore pieno zeppo di abilità. Un giocatore che è veramente forte. Poi Pedro. Altro è Lejeune, difensore centrale. Topal, turco del Fenerbahce. Manchester United ancora, abbiamo Darmian che non si schioda da quelle 5 stelle. Per me prima o poi a 6 ci arriva, io l'auguro. Lopez è l'altro, del Metz Kawashima, portiere giapponese, è arrivato a giocare in Francia. Il 6 stelle è Bruno Perez, e ora ultimo 7 stelle, ladies and gentlemen, è Busquets. Quindi nessuna leggenda, ma 2 7 stelle di spessore, ragazzi, un mediano e un centrocampista, veramente tanta roba. E quindi devo dire grazie Konami ancora una volta per avermi dato 2 7 stelle e nessuna leggenda, però vabbè, se queste sono le 7 stelle che mi prendo, o comunque ci metto la firma, perché Pogba è un giocatore che assolutamente
viste le caratteristiche di quest'anno e le abilità, eccetera, è un giocatore che probabilmente deve finire diretto proprio in Hall of Fame. E qui c'era un po' l'imbarazzo della scelta con due giocatori, uno addirittura contratto. E andiamo a vedere, anche se questo è quello vecchio, Pogba, la sua scheda. Eccolo qua, 80, 67, 65. E poi qui abbiamo tutti i dribbling, passaggi lunghi, tiro da medie distanze, elastico, Veronica, sombrero, tiro di collo, tiro di prima. Queste sono tutte caratteristiche che giustamente Pogba ha e non vedo l'ora di provare. Quindi, come avete visto, 7 stelle, ne ho una marea. E idem con i 6. E quindi andiamo avanti a mettere da parte punti su punti per poi aprire le urne e sperare che ci sia qualche buon 6 stelle. Ancora una volta, se questo video vi è piaciuto, mettete like. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. E se avete qualche domanda da fare, scrivete pure sotto nei commenti. Un saluto da Mr. Pest Club Manager. Ciao.